E adesso veniamo a parlarvi di Sonia Bruganelli. Striscia la notizia. Il Cannagate e Alessia Marcuzzi. Insomma, tanto per intenderci, l'attacco quasi quotidiano che Striscia la notizia rivolge all'isola dei famosi ed in particolare a Alessia Marcuzzi. Il tutto perché secondo Striscia la Marcuzzi non mostrerebbe queste famose prove che dimostrerebbero che Francesco Monte fumava le canne, dando in questo modo ragione a Eva Enger. Che insomma è palese per le dichiarazioni che ha fatto, rischi anche molto in termini di legge. Ovviamente nel caso che queste prove non vengano trovate. Prove che al momento non sono state trovate. Alla fine sull'argomento è intervenuta proprio anche Sonia Bruganelli, che appunto è la moglie di Paolo Bonolis, popolare conduttore televisivo Mediaset, che di certo non le ha mandate a ridire dalla sua pagina social Instagram. Dice Sonia Bruganelli sul Cannagate, Striscia la notizia e l'isola. Ogni sera, Striscia la notizia dedica almeno 10 minuti all'Isola dei Famosi e alla sua conduttrice, Alessia Marcuzzi. Lo fa accusando il programma di ogni scorrettezza. Dal Cannagate, alle prove taroccate, dagli autori che fanno pressione sui naufraghi per le nomination ai privilegi tipo il telefonino sull'isola o i cocchi in omaggio, il tutto si conclude con l'accusa alla Marcuzzi di essere svicolona o pinocchietta perché non denuncerebbe queste mancanze e, anzi, difenderebbe il programma, la produzione, gli autori, Canale 5. E continua sempre Sonia Bruganelli dal suo profilo social. Ovviamente non manca mai il video in cui Alessia, nella sitcom Così fan tutte, mangia un wurstel, giusto per alludere, era già allusiva la gag, ma era in un contesto comico, a una certa disinvoltura sessuale della conduttrice. E su questo aggiunge che ora mi chiedo, e ho il diritto di farlo, visto che non ho nulla da nascondere e nessun conflitto di interessi se non il fatto che voglio bene alla Marcuzzi. Perché mai un programma come Striscia si accanisca tanto su un programma della stessa azienda e della stessa rete? E perché insista a colpire una donna con accuse pesanti, pressanti, offensive della sua dignità? Che poi è anche la grande domanda che si pone tutto il web. E la risposta di Sonia è la seguente. La risposta è sempre la stessa. E cioè che, Striscia, può farlo perché è un programma libero che non guarda in faccia nessuno, e bla bla bla, ma io la penso diversamente. Io penso che, Striscia, lo faccia perché grazie a questi attacchi personali e violenti riesce ad incrementare i propri ascolti e a battere finalmente i soliti ignoti, direi uno. Perché il pubblico ama questi attacchi, ama la gente che litiga, ama le offese. Credo che lo faccia perché ha in corso una guerra con Magnolia iniziata con il caso Masterchef. Credo che lo faccia perché alla fine questa è televisione e in TV è tutto una metafora. Le veline mezze nude che ballano sono una metafora. Due comici che anziché fare ridere attaccano una donna sono solo una metafora. Ma a me tutto questo fa schifo, e lo dico. Oltretutto perché arma quei subumani che insultano i personaggi famosi sui social. Perché stravolge una realtà in cui le responsabilità sono altre, perché è lo specchio di un odio che sta distruggendo la nostra società. E questa è l'opinione di Sonia Bruganelli. CMQ, ho visto che tutto il web è molto critico con Striscia per quanto sta accadendo.